Buongiorno ragazzi, siamo tornati per il nostro 17° giorno di 21 per finire il nostro punto vita challenge. Punto vita challenge. Elastico ci serve, lo mettiamo sotto le nostre scarpe e è teso. Vedi che l'elastico non sta mai fuori tiro e questo ci permette di andare a fare un dondolo destra e sinistra aumentando la resistenza. Allora, come funziona la nostra challenge? La nostra challenge funziona che sono ormai 17 giorni dove io faccio 17 allenamenti, dove trovi gli allenamenti su Facebook, sulla mia pagina Facebook Jill Cooper Super Jump. Ovviamente le condivido anche su Instagram, però mi sa che qualche puntata manca, la devo aggiungere tutti così non saranno proprio, diciamo, lineari. E poi noi cominciamo ogni giorno a fare almeno 5 minuti. E scientificamente provato che lo sport fa bene come anti-invecchiamento. Il nostro corpo è fatto ovviamente di muscoli, quelli sono il motore del nostro corpo, sono sostenitori della nostra colonna vertebrale e se mi alleno tutti i giorni proteggo quello. Ma si è visto anche che la massa magra, andando innanzitutto a prevenire o evitare un'eccessiva sarcopenia. Che cos'è la sarcopenia? Sarcopenia è l'invecchiamento muscolare, così ci aiuta a evitare un invecchiamento muscolare eccessivo. Ovviamente ci sarà perché ci stiamo invecchiando, ma lo rallentiamo. Insomma, quando vedi un video di Instagram dove vedi 90 anni ha fatto la maratona, 90 anni riesce a fare, non so, 100 metri o fare lo yoga, è perché sono persone che si sono sempre mossi. Ma il dato più interessante in assoluto è che la massa magra, i tuoi muscoli, incidono sulla salute del cervello. Si è detto che il movimento, partendo già dalla semplice camminata, è un allenamento anti-Alzheimer's, contro l'Alzheimer's, perché ci aiuta proprio nella nostra testa, ci aiuta la rigenerazione dei meningi e di conseguenza non c'è nessuno che mi può dire che l'allenamento non fa bene. Ogni tanto vedo persone, oh, ma quanto sei agitata, ma quanto sei agitato la mattina, ma quanto sei... Ragazzi, posso dirti una cosa? Io fermandomi, mica tu diventi più in forma o più, diciamo, non ti posso mai dare ragione su quanto riguarda l'allenamento. Innanzitutto ti fa sentire molto, molto meglio con te stesso. Ti senti appagato, soddisfatto, produci la dopamina. Produci, se cominci a lavorare magari sul trampolino o fai una corsa, anche le endorfine, che sono molto piacevoli per il cervello e ci permette di avere i risultati. Lo so che siamo nella settimana o weekend dedicato alla Pasqua. Domani è il pasto più calorico dell'anno, okay? Perché ci sono formaggi e poi c'è strutto dentro il casettiello, poi c'è zucchero, poi c'è cioccolato, ci sono tutte le cose che possono assolutamente dare un carico di calorie oltre ogni immaginazione. Fai 5 minuti, non dire oh, da lunedì ci penso, da domani ci penso, dal prossimo mese ci penso, dal prossimo anno ci pensi. Ragazzi, oggi è oggi, non c'è domani. Così cominciamo ogni giorno a dedicarci solo 5 minuti. Questo movimento è semplice, lo facciamo per 5 minuti e poi avremo risultati bomba, basta. E poi quando vedi che il punto vita è più snello, le braccia sono più toniche, cominci a sentirti meno fatica quando fai le scale e quando ti cominci a divertire. Sì, cominci a divertire perché ti senti come se il tuo corpo fosse un parco giochi. Un parco giochi e tutto comincia con una voglia di evolversi, una voglia di cambiare in meglio, una voglia di realizzarsi. Che realizzarsi parte, secondo me, sempre dal nostro, diciamo, corpo. A me piace a vedere il mio corpo invecchiare in modo normale. Sto invecchiando, come potete vedere, questa roba naturale. E l'altro giorno mi dice, ma l'altro giorno mi dice, ma non c'è più seno. Ho detto, amore, 20 anni, 50 anni, 20 anni, allora aspetta, te la faccio, 20 anni, 50 anni, 20 anni, 50 anni, ok? A me piace scherzare con voi, mi piace farvi vedere che comunque con un pizzico di ironia possiamo avere il massimo del nostro corpo, il massimo della nostra vita e veramente il massimo della nostra felicità, perché quando ci alleniamo ti dà felicità, te lo posso garantire. Adesso vado lì a fare sulla mia palestra online
Super Jump e poi Alessandro fa Animal Flow, una live. Ricordate che potete fare su nowcooper.com 7 giorni gratuiti se volete fare almeno 10 minuti al giorno. Ti svegli, ti alleni, bomba, te ne vai. Non devi uscire di casa, non devi cambiarti, non devi fare nient'altro e ti cambia la vita. Allenarti in casa ti cambia vita. Questo non vuol dire non andare in palestra, ma onestamente ci vai tutti i giorni in palestra, onestamente. Io sono Jill Cooper, non ci riesco ad andare tutti i giorni in palestra. Così, se volete cambiare, fai qualcosa in casa tutti i giorni, la costanza ti darà risultati incredibili e per il resto passate un sabato santo fantastico! Perché tanto domani mattina ci vediamo anche per la Santa Pasqua, per arrivare il 18° di 21 giorni della nostra Punta Vita Challenge. Ciao! Adesso devo andare a insegnare. Ciao!